Oggi abbiamo presentato i risultati finali del 2022 che, come dire, concludono un po' un primo capitolo di questo viaggio nuovo di Safilo. Abbiamo anche dichiarato i nuovi target che prevedono per il 2027 portare questa azienda a un fatturato di 1,3 miliardi, un EBITDA intorno tra il 12 e il 13%, quindi è un'azienda che finalmente comincia a generare cash. Quindi un piano che tiene conto di quello che è il contesto economico in cui siamo, è un piano che punta a un portafoglio bilanciato tra licenze ma anche con grandi e forti marchi di proprietà, e è un'azienda Safilo che continua o ritorna a essere uno dei player fondamentali del mondo dell'occhialeria. Le licenze, anche lì c'è una diversificazione molto importante, in passato molto concentrato su licenze LVMH, licenze care. Per capire, diciamo, dove andiamo nello scrivere quello che noi chiamiamo un po' il secondo capitolo di questa nuova storia, e crescerà. Questo è importante. Quali sono le ragioni strutturali? C'è una dimensione demografica, c'è una popolazione che invecchia. Siamo contenti con la performance dei nostri marchi, Smith, Polaroid e Carrera, tutti in crescita.